Si può sapere, eh? Dica. Senta, lei è un tipo che mi interessa moltissimo. L'ho visto. Venga qui, mi lasci parlare, io posso fare molto, sa. E tenga le mani a posto. E via, smetti di fare tante storie. Ma che vuole, ma chi la guarda? Impari un po' l'educazione, sarebbe ora la sua età. E la dovrei imparare da lei? Vuol salire o no? Guardi che io la lascio qui, così torna a casa a piedi. Andiamo. Perché c'è soltanto la sua macchina a Roma? Mi faccia il piacere. E allora, perché ha accettato di venire, eh? Me lo dice? Ma che cosa pretende? Che la sposi? Sì, perlomeno. Ah, cerchi il fesso, eccolo, va. È giusto la compagnia che fa per te. Guardalo quanto è bello. Auguri e figli maschi. Dice a me. Ehi, dice a me? No, chi dice a lei? Parlavo con la signorina? Ah, appunto, io sarei il bello. Ma che bello, che cosa ha capito? Ma che vuole anche lei? Io ho capito benissimo, tanto bene che te voglio pure ringraziare. Ma niente, ma sto a posto. Te l'ho detto, diavolo, te voglio ringraziare. A me che è questo? Lei non sa chi sono io. Ma chi sarai? E mo' non te la cazzo, e cerca l'altro. Se no te mangio la mancia come il cocco. Accidenti. Grazie. Ma guarda qui, che roba. Però che una ragazza si faccia fotografare a quel modo non è giusto. Con tutti i guai che uno c'ha, non è giusto. Sarà l'abitudine, ma a me non mi fa più impressione. E invece a me sempre. Vergogna. A me? Ma si vergogni lei! Signorina, le mie calze le consegnai a lei e disse che erano pronte per giovedì. Oggi è sabato. Adesso vediamo. Antonietta. E che cos'è questo? No, dopo, signora, ora parlo con No, io voglio vedere, questa è Antonietta. Vuoi dirmi che cosa significa questa indecenza? Incontri e panorami sull'Appia Antica. Vuoi darmi una spiegazione? Ma che cosa vi piglia tutti quanti oggi? Sciò, liberatemi il tavolo per piacere. Lascia vedere. Signora, le mie calze me le vuol dare. Scusi, signore, questa è una cosa più importante. Antonietta, vuoi dirci che cos'è questa indecenza? E che ne so io? Chi è? Come? Come hai detto? Detto cosa? No, dico, ho sentito bene che questa non sei tu. E beh, cosa dovevo dire? Perché secondo te questa sarei io? Ah, l'avete sentito, eh? Dice che non è lei. Come è venuta bene? Vai a lavorare, tu. Vai a lavorare. Vada a lavorare. Dunque, che cos'è questa vergogna, eh? Tu a lui puoi raccontare frottolo, ma a me no. Tu sei un angelo, figlio mio, perciò mi piace assai, ma non devi esagerare. Dunque, vuoi darci una spiegazione? Oh, mamma, non lo vedi? Non sono io. È proprio lei, la ragazza dell'ultima copertina. Stavi là. La ragazza proprio? Sì. Benone, corpo, in gamba, no? Fa pure passare. Sta con uno. Ah, dottor Federico Frotta, procuratore legale. Beh, che cosa vuole da me? Dice che vuole parlare con il direttore e mi pare anche arrabbiato. Ah, io c'ho da fare. Chi è questa ragazza, lo sai? Io no, la fotografia ce l'ha portata uno scattino. Ma come, non ti sei interessato di sapere chi era?
No, pensavo che se ne fosse preoccupato lui. Scusa, l'hai comprata te l'ultima copertina, no? Sì, ma io te l'ho fatta vedere. Tu hai anche detto, se c'è tutta la serie, comprala che me la voglio portare a casa, non ti ricordi? Io? E allora no, va. Beh, ora basta. Ma quando te l'ho detto, scusa? Senti, vieni qua, sbrigatela tu. Vedrai, io con questo non ci voglio parlare. Dica. La mia fidanzata è stata fotografata senza preventivo consenso. La sua fotografia è stata pubblicata nella vostra rivista numero 127, pagina 1. Scusi, signorina, senza preventivo consenso? Lei era d'accordo col fotografo, no? Mica sono io quella della copertina e poi non conosco nessun fotografo. Tu sta zitta, per piacere. Dunque lei ha riconosciuto la mia fidanzata? Beh, se la signorina dice di no, scusi, lo saprà meglio lei di me. La signorina sta scherzando. Ecco qua. Grazie. Insomma, lei vuol sapere chi è la ragazza in copertina? Soprattutto questo, se non le dispiace. È facilissimo. Lei va dal fotografo, agenzia obiettive, piazza del Fante 6, Corrado Vetti. Va da lui e gli domanda tutto quello che vuole. Ben gentile. Vogliamo andare? Quante storie per una somiglianza. E poi dice che non è lei. Buongiorno. Buongiorno. Il fotografo Vetti? Un momento. Da parte del direttore della rivista Le Ore. Sì, va bene, sì. Va benone. Si accomodi, prego. Grazie. Ha portato i due pezzi? No, ho portato il mio fidanzato. Cosa ha portato? Avvocato Federico Protta, sono il fidanzato della signorina. Sorpreso, eh? Ah, una fotografia insieme? La riconosce? Ecco, volevo dire! Bella, guarda che colpo, niente di meno che in copertina. Dangere. Dunque lei la riconosce? Bene, 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 che osi ancora insistere, eh? Uffa! Che cosa significa uffa? Vuoi rispondere con delle frasi costruite, se no ti dispiace? Ma se tu ti fidi più di lui che di me, che cosa vuoi che ti risponda? Sposati lui. Ah, a me? Scusa, ma sono costretto a dirti che il tuo modo di comportarti non è onesto. Mi dispiace, ma te lo devo dire, non è onesto. Vogliamo andare? Non è onesto mettere in piazza il mio onore per la via Appia con i fotografi, se permetti, e mettere in mostra le proprie forme come sì, scusami, sai, come una donna pubblica. Mi pare che con l'acido ci siamo. Senta un po', ma perché se la prende tanto con la signorina? La fotografia, dopo tutto, l'ho fatta io, no? Se la prenda con me. Di modo che, in concreto, lei ammette di essere l'autore di questa fotografia. E come no, non gliel'ho detto. Ma la signorina non c'entra niente, l'ho fotografata io di sorpresa. E adesso cosa vuole, serve altro? Nient'altro, grazie, lei pagherà i danni morali e materiali. Sì, la lera. Danni morali e materiali. C'è poco da scherzare, caro signore, oggi si va sotto processo per molto meno. Non li legge i giornali? Lei pagherà. Non sono avvocato per nulla io. Senti, mettila nell'acqua e lavala bene, capito? Bene. E sicché siete venuti qui per questo, eh? Posso parlare io? Lascia parlare me, ti prego. Sì, siamo qui anche per questo, dunque dica. Lei preferisce transigere o dobbiamo iniziare gli altri? Siete cascati sulla Banca d'Italia, avete fatto l'affare. I soldi li incassa lei, o tutti e due. Ma insomma, posso parlare io? Ti ho pregata di stare zitta. Ma dico, ma m'avete guardato bene in faccia, eh? Io non lo so. Ma che c'ho, la sveglia al collo? Prima di tutto i giornali pubblicano anche le storie dei fidanzati che vengono qui a commerciare reputazione, onore, forme familiari a un tanto al pezzo. Un momento, io... No, lei non mi fa star zitto, lei mi lascia parlare. Dopo farà la sua comparsa conclusionale. E poi venga qui. Arriva di qui, dia un'occhiata. Eccoli qua i danni morali e materiali delle mie fotografie. La vede quella? La terza, quella era la figlia di una portiera. Io l'ho fotografata, fatta pubblicare. Fa la manchè volante a 30 sacchi al giorno e se la litigano un conte e un americano. E quella lì sopra, manda... Chi l'ha lanciata quella che non sapeva nemmeno andare in bicicletta? Il sottoscritto. Fotografata, fatta pubblicare, la prendono un concorso per Miss, adesso si va a sposare un industriale di Como. E quella? Guardi, quella lì, Ida. Quella mangiava un giorno sì, un giorno no quando l'ho incontrata io a Ostia. Te la fotografo in bikini, 12 foto su tempo. La vedo un regista, adesso fa l'attrice. E lo sa quanti cani ha? 3. Villa sulla Piantica, fuori serie e pellicce. E lei mi viene qui con l'avvocato. Fidanzato, se permette, che le fa osservare che la signorina non è di quelle tali che vengono a offrirsi al suo obiettivo, ma che è stata sorpresa con l'inganno. Insomma, posso parlare io? Posso parlare un momento solo? Vuoi essere più calma se non ti dispiace? Sì, mi dispiace. E se permetti voglio parlare io, così ti dico come sono andate le cose e tu decidi. La fotografia l'ho chiesta io. Io ho pregato lui di fotografarmi. E così i tuoi danni morali e materiali li devi chiedere a me, va bene? Ma cara, non capisco. Non capisci? Non ne dubito. Io mi sono messo in posto ed ho chiesto, mi fotografa per piacere? E poi gli ho anche detto, ci terrei che fosse pubblicata. Va bene? Contento? Ma non capisco perché l'avresti fatto, scusa. Ero sulla via Appia, mi annoiava e allora ho detto, basta con questa vita stupida, adesso mi faccio fotografare. E se poi vuoi anche sapere perché mi annoiavo, te lo dico subito. Perché pensavo a te, guarda che combinazione. Sì, a te, al fatto che hai sempre ragione, alle medicine che pigli. 3 pillole prima dei pasti, 3 pillole dopo, le gocce a merenda, i danni morali e materiali. Non pensi che hai danni morali e materiali? E che vita questa, uno non si deve annoiare. Non credo che la mia persona sia tutta qui. Mi sembra di essere un uomo abbastanza brillante. Tutti quanti lo dicono, non capisco perché non debba riconoscerlo tu, scusa. Non ti diverti a venire con me? No. Non fare la ripicca adesso.
Trovo sempre delle barzellette nuove, cosette carine, divertenti da raccontarti. Cosa dovrei fare per divertirti, scusa? Le capriole? E poi non c'è un giorno che io non sia puntuale, preciso da te, appena chiudi il negozio. E ogni giorno ho le pastarelle, o il cinema, o la passeggiata. Non in via Appia, se permetti, perché io non sono incosciente e spensierato come la maggior parte degli uomini. Io non ti ho mai toccata nemmeno con un dito, tu lo sai. Dunque rinuncio proprio a capire. Ecco, bravo, rinuncia e state zitto che ci fai più bella figura. Ti rendi conto che mi stai offendendo? Continua, dovevi dire se non ti dispiace. Sai cosa farebbe un altro al mio posto? Ti prenderebbe a schiaffi. Ma da te non c'è da sperare nemmeno questo. Perché non mi abbasso fino a tanto? Ecco, bravo, fai bene, non ti abbassare. Beh, adesso basta, andiamo. Se hai fretta, vai pure, io resto. Senti, ti ho detto andiamo, No, 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 no. Hai capito? Ne riparleremo. No, non ne riparleremo. Domani ti rimando le lettere, l'anellino e buonanotte. Benissimo, vado subito da tua madre. Beh, io dovrei ringraziarla. Vado per fissaggio? Che... Ha detto quell'anima di balla per coprirmi le spalle. Per quanto sa, le cause durano degli anni. Uno ricorre, poi vengono le amnistie. Va sempre a finire benone. Certo che... Sono seccature, si perde tempo. Il tempo è denaro, come dicono gli inglesi. E senza dubbio, lei mi ha regalato del tempo. Dunque del denaro. Mi fa piacere. Così come la mettiamo? Che cosa? Con me? Sarebbe a dire. Non mi sembra che sia il caso che io le faccia un regalo, non è mica la sua festa. E poi a me non piace fare i regali, preferisco riceverli. Uh-huh. Ma non si preoccupi, le dico io cosa deve fare. Ah, ho capito, una copia della foto in cornice. Ma non faccia lo scemo, voglio 30 sacchi al giorno. 30 per 3 è anche troppo, mi accontento di 10.000. Soltanto? Faccia un po' lei, a quelle lì le ha sistemate lei, no? Sistemi anche me. Ormai la fotografia l'ha fatta, senza che glielo chiedessi. L'ha pubblicata, senza che io ne sapessi nulla, quindi il più è fatto, no? Io non ci avevo pensato, me l'ha fatto venire in mente lei. E lei mi sistema come manchè, o mi fa sposare un industriale di Como, come preferisce, per me lo stesso. Povera cocca, non ci aveva pensato. E sulla via Appia che ci facevi, eh? Affari miei, le dico che non ci avevo pensato. Comunque che ci credono, poco importa, basta che provveda. Senti, bellezza, non fare la spiritosa, non ti illuderai, spero di arrivare dove sono arrivate quelle così con una foto. E ne facciamo delle altre. Come no, una al giorno. Ma quelle, cara mia, si sono date da fare, a furia di spinte, di relazioni. Siamo qui per questo. Eh? Come? Spingiamo, facciamoci delle relazioni, per me. Io valgo almeno quanto quelle, non dico 30, ma 10.000 al giorno almeno le varrò, no? Ah sì? Ah sì, in quanto a questo? Eh. Ma andiamo via, signorina, guardiamoci in faccia. La questione è che lei come quelle ci fa, ci vuol fare, ma insomma, lasci perdere, dia retta a me. Io non voglio minacciare, preferisco chiedere gentilmente, ma questo non cambia. Mi vuole sistemare per piacere, è capace. Mm? Va bene. Vammi a comprare un po' di fissaggio. A dritto. Guarda che passo anche per quelle fatture, così torno dopo pranzo. Bravissimo. Quando è così, eccoci qua. Là. Vogliamo intanto toglierci la maglietta? Guardi che non ci siamo capiti, sa? Cominceremo con una serie di fotografie, no? No, no, cominceremo con le presentazioni. Lei conosce industriali, giornalisti, case di moda. Due righe, una telefonata. Voglio vedere con gli occhi miei se lei è così importante come dice. O vogliamo ricominciare a parlare di risarcimenti, eh? Ah, è così, eh? Benone. Niente paura, lo sa lei che abita qui sotto, il più importante lanciatore di stelle della capitale. È amicissimo mio. Vuol fare la stella? Preferisco manchè. Ma che è matta? Le attrici incassano milioni, venga, venga. Mi scarica un altro? Ma insomma, non mi ha chiesto di essere presentata, raccomandata. E allora si fidi di me, venga. Ma lo sa che è un'occasione coi fiocchi? Se ce lo troviamo, siamo a posto, è un fenomeno. Pure Conte, mica per scherzo, Conte vero. Lui quando trova una ragazza che gli piace, l'assume in proprio, la riveste, la presenta ai produttori e zangate, la lancia. Adesso lei mi aspetta qui, io vado ad annunciarla, eh? Elena, sei impazzita! Copri pure nuove volte, lancia tutte le ragazze che vuoi. Desidero solo che tue signorine sentano richiamo di arte senza aiuto dei miei gioielli e dei miei vestiti. Oh, ma è assurdo! Secondo te io ti deruberei per fare dei regali a chi paga il mio lavoro professionale? Mm-hmm. Trovato nulla? Spero che ti renderai conto di come mi stai offendendo. Sì? Beh, se non ti amassi come ti amo, sei soddisfatta? Ma rifletti, come puoi pensare che approfitti della tua buona fede, dei tuoi oggetti personali, a che scopo? Ma ragiona un po', vuoi fermarti un momento e ragionare, amore mio? Eh?
Dimmi sinceramente se mi sono mai occupato di ragazze che non abbiano dimostrato un vero, preciso, riconosciuto talento artistico, eh? Grigorio? Cara? Ho trovato, sai. Che cosa hai trovato? Vuoi tenere? La stella che avevo per... Grazie. Ti è sbadato, vero? Allora? Tutto bene, solo bisogna tornare un altro giorno perché il conte non c'è, bisogna ripassare. Quando? Dipende, lei mi lascia il suo indirizzo, io l'avverto, eh? Già, io so di aspettare i comodi del conte. Tanto io preferisco fare la manchè. Beh, senta, dia retta a me. Facciamo una bella serie di fotografie, eh? Insomma, lei ha conoscenza delle sartorie eleganti, sì o no, eh? E va bene, andiamo, faccio una telefonata. Dove? La piazzo subito. Ma dove? Dove vuole lei, visto che sa tanto bene quello che vuole. Grigori? Sì, amore mio. Ma quanto è furbo. Una casa importante, di quelle che si leggono sui giornali, come la Fontanisi. La Fontanisi come no? Gli telefoniamo subito. La conosce? La conosco, quella fa quello che dico io. Guardi, faccia il numero lei, io lo so a memoria. 45321. 45321. Fatto? Sì. Grazie. Pronto? Ippoliti. Ma guardi che si è sbagliato, qui parla Ippoliti Gustavo. È lei, signora Fontanisi? E che ce la voce la signora io? Carissima, sempre così cortese, lei mi commuove. Sì, per un grosso favore, avrei una ragazza da farle vedere, molto carina, molta linea. Ma guarda che siete pizzico. Ambesti disgraziati, scusi signore. Grazie, ecco fatto, tutto a posto. La Fontanisi l'aspetta, se ingrana con quella è fatta, eh. E quando devo presentarmi? Beh, anche subito, oppure domani. Anzi, sarebbe meglio che lei non si precipitasse così come si trova, sa com'è la prima impressione. E perché? Ho qualcosa che non va? No, tutto benone. Dico che è meglio fare le cose con un po' di calma, no? Stasera noi due ci vediamo, io le do qualche consiglio. Consigli da lei. Perché, scusi, i consigli miei... Arrivederci. Ma, senta, un momentino. Vabbè, tanto ritorno. Gliel'ha detto Simone. Che cosa? Desidera? Sono Fallari Antonietta, ha telefonato per me il signor Vetti e lei gli ha detto che venissi. A me il signor Vetti? Certo, c'ero io quando ha telefonato e lei ha detto che venissi. Devo fare la manchè. Metto vuol di noi? Sì, sì, sì. Il signor? Vetti, il fotografo. Ah, forse avrà parlato con la signora Fontanisi, ma adesso la signora non c'è, io sono la direttrice. Eh beh, la stessa cosa. E dice che avete bisogno di manchè? Per le collezioni ce n'è sempre bisogno, sì. Lei può tornare quando c'è la signora, ma intanto posso già dirle io. Come altezza ci siamo, ma un po' di roba. Bisognerebbe buttarla via, 5-6 kg di poco. Sei? E per forza, figliola, per forza. E poi si veste anche a fiori. Di nero, ragazza mia, di nero. La signora contessa desidera provare. Va bene, subito. E senta, se mi dimagrisco e mi vesto di nero. Va bene, va e bene. E poi che cosa faccio? Lei mi prende? Vedremo, cara. Lei ritelefoni. Eccomi, signora, diceva. Che è oggi? Giovedì, dunque quinto giorno. Ah, oggi mi aspetta pure una galletta. Ah no, hai sentito che ha detto la signora Badolini? Maledetti, fanno il sugo, mamma. Ha detto, ma chi è morta alle Fallari? Deve essere un parente molto stretto, perché la signorina sta tingendo tutto di nero, persino i fazzoletti. Veramente? Tanto è vero che la signorina diceva, deve aver sofferto molto, poveretta, perché in pochi giorni si è dimagrita che non si riconosce più. Dicono così? Così dicono, così. Mamma, mi sono dimagrita pure di qua. Dappertutto. Venerdì mi peso, devo calare di 6 kg almeno. Ma tu ti vuoi ammazzare? Ma che ammazzare, che ammazzare? Quando guadagnerò 10 sacchi al giorno mi ringrazierai. Ma tu non ci arrivi perché muori prima? Oh, mamma mia, hai combinato, guardate qua, guardate, guardate. Signor Arduino, il solito, eh? Favorite? Quant'è? È pizza calda, salame di Fabriano, prosciutto di montagna. Solo Arduino.
55, 56. Ma davvero? Bravo, posso telefonare? Sicuro. Grazie. 45, 3, 2, 1. Che profumo. Calda, calda. È calda, calda. Ah. Pronto? Sono la signorina Fallari. Sì, sono venuta da lei 10 giorni fa e lei mi disse di dimagrire. E così sarei stata perfetta, si ricorda? Io? Come sarebbe stata? Certe fettine, signore, sono quello forse lo saprà mio marito. Dimmi una cosa, tu hai detto a una ragazza che se si dimagriva l'avresti presa? Io? Ho detto io da qua, pronto? Guarda che sembra che ho verità la papà. Ma la vigna, c'è sabora, pronto? Ma chi parla? Io vorrei parlare con la signora Fontanisi. Ma non è il 45321? Eh beh, 45321, beh, ma se lei ha il pollice, e si attenta quando fai il numero che mi fa pure litigare con mia moglie. Se mi telefono dopo le 7, io sono solo, ci possiamo mettere d'accordo, va bene? Ha capito, stia attenta! Oh, ma che sozze che si trovano! Sì. Ma guarda chi si vede, buongiorno. Non mi dica che veniva da me perché io devo uscire. Per sua regola non mi faccio prendere in giro da nessuno, va bene? Zan, zan, ma io che c'entro? La signora Fontanisi non l'ha mai sentito nominare, l'ho saputo soltanto oggi. Perché quando mi presentai a lei la prima volta dopo la sua finta telefonata, la Fontanisi non c'era e la direttrice mi disse di dimagrire. Senti un po', dice Veretti, ha telefonato, che le foto le vuole per stasera. Va bene, ho capito. Io per i suoi scherzetti dagli sotto a digiunare sono colata di 5 kg. 5 kg? Sì. Ma guarda che divertimento, c'è proprio tanto da ridere. Ma adesso le faccio uno scherzetto ma io. Ma scusi, abbia pazienza, ma si mette un po' nei miei panni. Lei arriva lì come un ciclone, voglio qui, voglio là, su, giù. Ma insomma, una alla fine... Si capisce. E tu che cosa vuoi? Via, via. Ma guarda un po'. Bravo, senta, comunque dovrebbe ringraziarmi perché è diventata molto più carina, sì. Vogliamo parlare di cose serie? Ma più serie di queste. Beh, guarda, bellezza, senti, non ti prendo più in giro. Vuoi venire con me? Ti presento a mezza Roma, Ma neanche per sogno. Dai, andiamo via, su, che già mi si è fatto tardi. Se ci sai fare, questa sera sei scritturata. Sì, insomma, qualche cosa la rimedi. Lo sai che sei simpatico. Lo so, poca confidenza. Allora basta. Insomma, vuol venire o non vuol venire? Dove? Ai Mercati Generali? Ma al Grand Hotel c'è un cocktail, roba di cinema americani venuti qui per un Vista Vision. Quelli che sono arrivati a Ciampino il giorno della fotografia? Brava, proprio quelli. Forza, allora venga, su, salga. Certo che quelle gambe sono un po' troppo lunghe per questa macchina, per lei ci vorrebbe il Cadillac. Cadillac, certo. Sì, tutti americani, signora. Gli americani, la signorina. Ah, signorina, mi aiuto. Ha visto? Che le avevo detto, che eleganza. Era meglio se andava a cambiarmi il vestito. Ma perché? Tutta di nero, proprio quello che ci vuole. Lo conosco benissimo. Lei è nata con la camicia. Ha visto quello? È quella gente che le volevo presentare quando è venuta al mio studio, quell'amico mio. Un altro macellaio. Non si muova di qui, Sì, perché no? Antonietta? Il conte Sennetti. Ah, piacere. Piacere, signorina. Il conte Sennetti si occupa di attori, una vera potenza, un uomo sì? di gran classe. Allora non esageriamo. Quello che è giusto, qualunque cosa voglia lui lo ottiene. È entusiasta di lei, è vero, conte? No, io non posso promettere niente, ben inteso, ma non si sa mai. Chissà, arriva, arriva. Vi prego. Please. I'm sorry. Largo. Mette qui, mangia, beve, io intanto faccio il mio lavoro, poi la presento a tutti, Va bene. Buonasera, si ricorda di me? Lei è venuta al mio giornale per... Ah, sì. Prende qualcosa? Io? No. Proprio niente? Grazie, non potrei. Allora... È riuscita ad ottenere qualcosa da quel fotografo? Ah, sì, altro che. Per ora ci ho rimesso pure del mio. 5 chili. E che le ha fatto? Mi deve un po' spiegare questa storia. Lasci stare. Lei è proprio simpatica. Perché non mi telefona? Le segno il mio diretto, pure a casa. Un whisky con molto ghiaccio. Scusi. Scusi tanto. Almeno un sandwich con un gamberetto lo prendo. Proprio non potrei. No? No, assolutamente. Boh. Oppure, beh, uno lo prendo. Ah, il gamberetto nuota bene nel martini, permette? Un altro? Mi ci faccio pensare. Ma sì, va. Scusi, sa? Almeno, quante offri?
Please, lady. Ok. Pronti? Là. Io mi metto vicino a lei, prendici insieme. Dopo mi dà una mano con quella. Ma non prendermi di spalle, eh? Vabbè, vieni qua. Cosa vuoi fare adesso? Adesso verrà. Cinci, cinci, lady. Grazie. Please, please. Dai. Sì, wonderful. Pronti? Là. Wonderful. Scusa, caro, abbi pazienza. Ancora una. Thank you so much. Grazie anche a te. Ma andiamo, mi sta aspettando il buffet. No, io non mi fico in quella bolgia, no, portala qui. Aria, signori, lasciatela respirare, vi prego. Anche voi, indietro, vi prego. E non state qui. Basta così, guardi che le fa male. Ho detto pieno, ma che è sordo? Ma è il quarto. E questo pollo? Ma che razza di buffet è questo? È un'ora che ho chiesto un pollo. Antonietta, venga, che c'è il conte che le vuol parlare. È ben intenzionato, sa. Ciao. Ehi. Allora, arriva questo pollo? E con te? Sì. Ti consiglio di portarla fuori perché tra un po' vedrai che... Ma potevi starci attento, sì, no? Sì. Venga, venga qui. È stato lui, il cameretto, e beve, mi telefoni a casa. Ma... mi gira la testa. Dica la verità. Chi è che ha cominciato? Ma io dicevo... Bene. Ho capito, venga, venga via, venga. Permesso? Permesso? Buonasera a tutti, presto verrete tutti a bere da me, al mio cocktail. Ti piace? La conosci? Oh, se la conosco, ma vuoi scherzare? Un martini, per favore. Penso che per un certo ruolo adesso con gli americani puoi rintracciarla? Oh, non ce n'è nessun bisogno, secco, la prego. Allora... Basterà che io la chiami. Senti, parlane a Magnano, è lui che si occupa della produzione. Questi pagano bene. E così riusciremo a concludere un affare con te. Ma figurati, io ne sarei felice, ma ho già molte offerte per quella figliola, sai? Beh, comunque, se ti interessa. Oh, perdon. Beh, ti senti meglio adesso? Sì. Ma di un po', ma ti sbronzi sempre così tu? Eh? E che cos'è questo tu? Siamo andati a rubare qualche volta insieme? Ah, pardon, scusi, giuro che non avverrà mai più. Ah, mi sembra che lei giuri con troppa facilità. Le ho giurato qualche cosa, me lo dica. Sì, qualcosa mi ha giurato, ma adesso non me lo ricordo. Ecco, mi fa fatica a parlare. E stiamo zitti, per me va benone. Oddio, certo non è un posto molto romantico, però con lei tutto diventa bello, dico bene. Ah, eccola qua. Bella fotografia sarebbe. La faccia? La faccia un po' quel che le pare. Antonietta, ma lo sai che lei è un tipo straordinario. E cosa di straordinario? Non lo so, tutto. Mi dispiace proprio questa sera che potevo presentarla a mezza Roma, mi va a combinare questo guaio, eh. Adesso però riparto in tromba, eh. Facciamo una serie di fotografie come dico io, le diamo al conte e riattacchiamo in volata, eh. Ok. Oh, sveglia. Ma dico, la vogliamo fare questa carriera o non la vogliamo fare? Come no? Io sono sveglissima. E se cominciamo così me ne vado a casa, eh. Oh, un bacio fraterno, ammirazione. Senta, andiamo allo studio. In un'oretta ci spicciamo, vuole? Vuole chi? Lei. Chi lei? Lei, questa qui. Questa qui io? Non lo so. Vabbè, lo so io, decido io, eh? Andiamo. Andiamo. Perché l'ha mandato via? Come? Ah, chi? Lui? Lei non avrà la sveglia al collo, ma neanche gli altri, sa? Ma dico, non penserà mica che io abbia ancora la malinconia di ricorrere a certi trucchi. Piuttosto sbrighiamoci. Come la vogliamo fare queste fotografie? Di queste qual è che ha sposato l'industriale di Como? Quella lì. Ma mica solo lei. Ah, tutte con l'industriale di Como? Beh. Poi mi fa ridere. Ma sai che lei mi è simpatico? Prima no, ma adesso mi sta diventando simpatica. Lei invece mi è rimasta simpatica subito. Ho detto, accidenti, questa sì che è una ragazza, sì, insomma, che ha un carattere, un temperamento. A parte il resto che sa va a san dire, eh. Una ragazza che capisce al volo, che non fa storie, una ragazza che arriva facile. Perché, caro mio, è una dritta. Sai chi è un dritto veramente?
Lei? Io, povero me, io sono uno scemo, glielo dico io, proprio uno scemo. Poverino, proprio uno scemo, eh? Ai, mi gira ancora la testa. E allora, le vogliamo fare queste fotografie? Oh, sì, facciamole. E come, così? E che fotografie facciamo, per il passaporto? Insomma, io dico che dobbiamo anche dare un po' l'idea dell'insieme, no? Cioè, si spieghi? Cosa vuole che le spieghi? Che chi non mostra non vende. Andiamo via, che mi ha capito benissimo. Appunto, perché ho capito. Ah, va bene, se la prende su questo tono non ne facciamo niente, francamente. Se dobbiamo cominciare con i soliti sospetti, i soliti pudori da educandato, No, ma guarda, insomma, io dico che se una ragazza si presenta per dire Banfere, eccomi qua, ci sono anch'io, bisogna che si presenti con tutti gli argomenti. Specie se di argomenti ce n'ha da vendere, come lei. Lei che ne sa? Oh, mamma mia, bella, ma se dopo 5 anni che faccio questo mestiere io avessi ancora bisogno di spogliarle le ragazze per sapere come sono fatte. E se poi si è sbagliato? Dica un po', ma io devo lavorare o devo farle dei complimenti, eh? Vuole che le dica che lei è fatta da far perdere la testa? Mica a me, intendiamoci, perché io oramai... Ma a mille altri sì, da far perdere la testa. Vabbè, eccola, io l'ho detta. Ma sì, eh? E allora forza al lavoro. Dica lei. Oh, cominciamo a ragionare. Le facciamo in costume da bagno, ne ho uno di là nuovissimo. Vuole? Per me. Oh, molto bene. Vedrà che le starà alla perfezione. Eh sì, così poi si possono fare delle fotografie più... Più, ho capito, più. Proprio così. Ecco qua. Dunque, se vogliamo sbrigarci a fare sul serio, lei si prepara lì in 4-4-8 come hanno fatto tutte le altre. Io le volto le spalle, devo preparare. Se poi ha paura, di là ci sono porte, chiavi, serrature. Vada pure, si spranghi dentro. Non c'è bisogno. Volti le spalle. Brava, ecco, così non si perde tempo. Del resto lei che capisce tutto avrà capito che a me queste cose, figuriamoci, non mi fanno né caldo né freddo. Accendiamo la radio, un po' di musica aiuta l'ispirazione. Via il paravento, via la giacchetta, giù il fondale mare, ecco, via Reggio. Accendiamo il 2000, tacre, pronti. Ho idea... Andiamo piuttosto bene, eh? Oh, io dico che andiamo malissimo, mi sta piccolo. Meglio. Ma no, mi è stretto, corto, mi sta male, si vede che non è la mia misura. Guardi, le giuro che tutto si vede, fuorché questo, eh? Si volti un po' più di fianco, ancora un po'. Dunque, vediamo. Il mento lo illuminiamo dal basso, per forza. Dunque, il naso lo prendiamo da destra, gli occhi perfetti. Lo sai che i suoi sono degli occhi stupendi, Antonietta? Perché mi guarda così? Ha paura di me? È la prima volta che si trova sola con un uomo. È la prima, la seconda volta, ma quante cose vuol sapere lei? Beh, insomma, questo costume proprio non può andare. Perché le sta così? Un'idea da 100.000 lire, niente più costume, la copriamo con l'asciugamano. Lascia fare a me, ma non hai capito. Qui ti diamo l'idea che esci fresca dalla vasca da bagno, va bene? Dico, nella vasca da bagno lo sanno tutti che ci si va senza costume, no? Quindi quelli che guardano la fotografia lo pensano. Ma perché? Ma basta con l'ipocrisia e lascia che la gente pensi quello che vuole. Dico, ma lo hai visto sulle copertine? Qual è la faccia che presentano le grandi dive di tutto il mondo, eh? È questa! E noi che vogliamo fare? I fessi? Loro ci fanno vedere una gamba e noi gliene facciamo vedere due. È così che ci si piazza nella vita oggi. Vai con la gambina un po' più in là, così, bella, eretta nel busto, altera. Ecco, e cara mia, l'importante è piazzarsi nella vita. Altro che 5 anni fa studiavo giorno e notte, volevo laurearmi. Aspirazioni intellettuali, un sacco di balle. Ma chissà che cosa m'ero messo in testa. Oh, per un pelo non ci finisca al sanatorio. Dico, ma chi me lo fa fare? Ma io qui ti pizzico la fotografia del pezzo grosso con l'amica, la diva che fa le smorfie. Ed è più contento? I quattrini arrivano, basta. Adesso un bel sorriso, ferma così, là. Vedrà i danni morali e materiali delle mie fotografie, lo vedrà. Adesso un momentino di riposo e poi ne facciamo un'altra, eh? Magari anche due. Carina questa musica, eh? Vuole vederla subito? Oh, si può? Come no? Bravo. Agli ordini. Ci mette molto? Un secondo, sviluppo americano. Pensi un po'.
Pensi con questa musica starsene su una barca, eh? Su uno yacht, magari. O sulla veranda di una villa a Capri, con una bella ragazza vicino. In viaggio di nozze? Dipende, in vacanza. Non le piacerebbe? Lei è fidanzato, Corrado? Per carità, libero, liberissimo. Strano, con tante belle ragazze. Appunto per questo. Capisco. Oddio, vero è che non ho conosciuto mai una ragazza come lei, eh? Come me? Formidabile. Chi? Che fotografia, ragazzi! È già pronta? No, un momento, un momento, un momento. Che gambe! Ma chissà dove arriverà lei con queste gambe. Dio, che linea! Oh, me la fa vedere? Eh no, un momento di pazienza, amore mio, perché sennò qui si sciupa tutto, eh? Io non sono l'amore di nessuno. Purtroppo, posso dire purtroppo si offende, eh? O le manco di rispetto. È certo che per portare rispetto a lei ci vogliono uomini rotti a tutto come me, eh? Guarda, 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 guarda che plasticità! Perbacco! Perbacco! Oh, smetta di scherzare, mi faccia vedere! Si accomodi, si guardi e mi abbracci. Ma io non ci capisco niente, è tutta nera. E grazie, questa è la negativa, quello che è nero diventa bianco, quello bianco diventa nero, viceversa. Adesso le faccio vedere meglio. Ora la scoliamo un momentino, così, là. La mettiamo contro luce, eh. Ora lei con le sue manine se la orienta per bene. Che fotografia meravigliosa, ma questa sarà l'atomica della stagione. E quando la stampa? Anche subito. Antonietta, io non so perché, ma mi sembra di averla conosciuta tanto tempo fa. Stia attento che se lei adesso mi bacia le do uno schiaffo. Una foglia rupestris o una amygdalus possono trasformare il vostro balcone in un angolo di paradiso. Antonietta, ti dispiace spegnare la radio, scusa, sai. Accidenti, quando cominciano a parlare non la finiscono più. Adesso ce ne andiamo dal Bottaro, una bella cenettina e poi t'accompagno a casa. Contenta? Non posso, caro, ho fatto tardi, sono quasi le 9. E telefona, avverti che resti a cena fuori. Ma mica facile, poi mia madre mi chiede con chi sono. E gli dici che stai fuori con un'amica? Io non ho amiche. E poi non mi va di dire le bugie. Corucciole, che dice ancora dire le bugie? Perché come dovrei dire? Non lo so, io dico raccontare balle. E a me me le hai raccontate grosse, eh? Io? Hai detto che non era la prima volta? Io? Scusa, è come se me l'avessi detto, no? E che cosa cambia? Allora andiamo dal Bottaro, eh? Sta proprio qui davanti, io ci vado sempre. Oh, senti, se poi le cose dovessero essere troppo complicate, lascia stare, io ti accompagno a casa. A cena ti ci porto un'altra sera. Anzi, mi sa che è meglio, perché io ti vedo un po' giù di corda. Così vai a casa, ti riposi, eh? Ma no, racconterò una balla, va là, sta tranquillo. Andiamo? Andiamo? Andiamo. Andiamo. Senti, del resto che c'è di male? Dire a tua madre sono stata a cena con un amico, un fotografo che mi aiuta nella carriera, eh? Chissà quante volte dovrai uscire adesso la sera. È meglio che metti subito le cose in chiaro, non ti pare? Certo. Scusa, ho dimenticato le sigarette. Faremo delle fotografie da rimbecillire. Oramai ti sei fatta il fotografo personale. Vedrai, vedrai che l'americano, l'industriale di Como che ti si sposa, lo trovi anche tu. Sì, eh? E tu? Io cosa? Ma perché mi guardi così? Oh, dico, ma siamo nel 1956. Mica sarai rimasta appesa ai tempi di nonna, no? Al chiaro di luna, non ti scordare di me. Figurati. Ah, bene, bene, no, sai perché io non sono il tipo. A me figura di queste scemenze mi fanno ridere e basta. Ti voglio bene, mi vuoi bene. Poi le gelosie. Io me ne vergognerei come un ladro, guarda. Ti aiuterò concretamente a piazzarti, a ingranare, questo sì. E questo mi sembra quello che conta, no? E come no, piazzarsi e ingranare. Tutti adesso sappiamo cos'è, importanza perché è piacevole, quando capita. Ma senza tante storie, eh? Oh, beh? Ho preso il fissaggio, che ho fatto tardi. Oh. Ma la stampa, la fai o no? Come no, tu vai su, io vado a cena e torno. E io? E tu prepari i bagni, no? Ah, oh, vabbè. Ciao, 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 ciao. Signora Rosa, vado di fretta, eh? Eccomi. Don, c'è già. Senti, tu siediti qui, intanto ordina pure, vengo subito. E che te ne vai? No, no, saluto degli amici e vengo. Ma non stai con me? Beh,
va bene, ma perché sto con te mica posso mancare di rispetto a una signora. L'hai vista quella? Che pelliccia. Quella è una signora sul serio, sai. È la moglie di un produttore. Ho capito. Beh, che c'è? Ti sei offesa? Oh, ma sei curiosa, non ti sembra di esagerare, scusa, sai. Senti, non dire che esagero perché non mi hai mai visto quando esagero. Hai capito? Mm. Comunque vai, vai pure dalla signora. Grazie. Salve, beh, come ciao. Va? Ciao. Ciao. Siamo in alta tenuta, eh? Di un po', Corrado, ma quella lì... Oh, cresciutella, però va forte. Buttala via. Stasera allora tu sei occupato? No, c'è perché... Snobby. Voi mi dite dove andate e io vi raggiungo. Io. No, ancora non lo sappiamo. Beh, sentite, allora decidetelo e poi me lo fate sapere, va bene? Va bene, ma... Che ti porti pure quello? Ma che sei scema? Ah, ha una piantatina. Oddio, ma è una mola. Peccato però, che figura. Salve, Conte, un bicchierino con noi. No, grazie. Dimmi un po', dov'è quella ragazza che mi hai presentato? Ma che ne so. Ma sei un bel tipo, prima chiedi un piacere e poi scompari. Ma non c'è fretta, quando capita, non si preoccupi. Arrivederci, Conte. Mi interessa, sai? Signora, le mie calze. Sì, aveva promesso che le faceva per giovedì. Oggi è sabato. Ecco. In riferimento alla fotografia della signorina Fallari Antonietta apparsa in copertina del numero 127 del suddetto settimanale, vi notifichiamo la nostra intenzione di adire le vie legali per risarcimento danni morali e materiali, punto. Sempre che voi non vogliate aderire a una composizione amichevole. No, via, via. C'è composizione amichevole. In tribunale, tutti in galera. Ma insomma, quando darebbero? Si può sapere. Io voglio 1.000.000 e voglio far ritirare la licenza al fotografo. No, è modo di ragionare, domando e dico. Ma insomma, tu sei il mio avvocato o l'avvocato di quel mascalzone di fotografo? Meno male, fino a ieri il mascalzone ero io. No, tu non sei un mascalzone. Tu sei un imbecille. Ed è tutta un'altra cosa. Antonietta, scusa, la Federico. Sono proprio una disgraziata. Andiamo, Antonietta, non dire sciocchezze. Io capisco benissimo quando scherzi. Non mi sono mica offeso. Fai male, offenditi. E va bene, mi offendo. Guarda come sono arrabbiato. Ma non ti vergogni. No, scherzo, scherzo. Faccio così per farti sorridere. Andiamo. Sorridi? No. Vuoi vedere che ti faccio dire di sì? Ci sposiamo subito? Non ti sposerò mai. Non sposerò mai nessuno. Si capisce, perché lei deve farla manché. La stella, non sai che si è messa in testa. La carriera. L'ho già fatta la carriera. Ciao. Ciao. Poi dica non sono gentile, eh? Sparisci senza nemmeno dire crepa, io buono buono ti vengo a cercare, eh? Vabbè. Dunque, prima, la fotografia è bella e pronta, una meraviglia. T'ho portato anche la negativa, così vedi la differenza. Beh, proprio qui in mezzo alla strada, la vedo dopo, va bene. Secondo, quel mio amico, sai, il Conte Sennetti, quello che ti ho presentato ieri. Avessi io la fortuna che hai te. Che fortuna ho io? La fortuna di essere donna. Non farei mica quella faccia, sai. Li incastrerei uno dopo l'altro. Vabbè, comunque non ha importanza. Dunque, il Conte Sennetti se ne occupa, lo interessi. Ora bisogna che tu ti dia da fare, gli stia un po' dietro e siamo a cavallo, eh? E per dirmi questo ti sei scomodata a venire fin qua. Grazie, molto gentile. Dì, ma che ti prende? Ti ho detto grazie, grazie tanto, sono felice. Se è un tuo amico vale certo la pena di lavorarselo. Va bene, capito. E ora siamo pari. Sarebbe a dire? Una presentazione. Una fotografia da far risuscitare i morti, che cosa vuoi di più? Ah, non finisce qui. Il Conte aspetta un appuntamento per combinare il lancio. Va bene, combina pure, caro. Ciao. Se vuole trattare una soluzione amichevole, tengo a precisare subito che... non serve, ho cambiato idea. Il signore è troppo gentile. Ma si può sapere che... Niente, niente, arrivederci. Tante grazie. Grazie di che? M'hai preso per il tuo zimbello? Ti farò pagare la parcella e ti prego vivamente... Di non salutarti più. Va bene, d'accordo, caro, d'accordo. È d'accordo anche con te. Combina pure col Conte, quando vuoi. Ciao. Sì. Preso un po' freddo, mi dispiace. Dunque, vediamo un po' qua. Senti un po' che fai stasera. Stasera perché? Beh, ci vediamo, prendiamo un ponci insieme. Spero di essere occupata.
Non fare la furba con me, eh? Ma il tuo amico mi inviterà, vedrai che ci riesco, ne sono quasi sicura. Non lo devo incastrare. Ehi, dunque, presenteremo la signorina come studentessa di archeologia, è nuovo... Archeologia che sarebbe? Niente di male, cara, spiegherò poi. Fanne una così. Ma che, sei matta? Ho portato il due pezzi, non è la tenuta che mi hai consigliato tu? Non prendo mica freddo, sai? È un'idea, risolve. Niente male, no? E questa dovrebbe essere una studentessa di archeologia sorpresa ad osservare le rovine. E che vuol dire? Gli antichi non andavano nudi? Sì, capisco tanto chi ci crede. Ok. Che studi l'archeologia. Ma non ci devi credere tu, caro. Andiamo, svelto. Per me, figuratevi come vi pare. Pronti? Fatto. Io intanto scelgo un nuovo sfondo. Io dico la logica, combinata così l'archeologia. Ma che li hai presi per scemi gli americani? Se li vuoi interessare, almeno un po' di messa in scena. Ma non mi hai detto tu, loro mostrano una gamba e ne mostriamo due? Ah, casa loro! Appunto per questo qui gli devi dare il richiamo della novità. Ci vuole qualcosa di diverso, di completamente diverso, se no addio. Io lo dico per te che ti credi, per me poi fai come ti pare. Ma niente, niente, ti dispiace fotografarmi così? A me? Io lo dico per te, sai che ti credi, fai la figura di essere geloso. E geloso di chi ti... Sentite un po' qua! Faremo le due statue, l'uomo di ieri, la donna di oggi, perpetuità della bellezza. Ma se l'artista non è convinto, lasciamo perdere. Guarda che l'artista se ne infischia, sai. Ma se ne infischia proprio di... Salute! Salve, signorina, salve. Che ne direste di una così? Sì, bravissima, buona idea. Presenta un contrasto curioso, eh. Ecco, la inquadri di lì e casomai la terremo di riserva. Sì, va bene. Dagger. Poi... Poi? Ecco, guarda, adesso tu vai giù. Noi andiamo su e ne facciamo qualcuna con più archeologia, eh? Brava, hai imparato, eh? Senta, conte caro, perché lei mi tratta come una stupida? Io? Che cosa glielo fa pensare? Il suo amico? Il mio amico, quello lì. Ma io credevo che fosse suo amico. Comunque è lui che mi ha parlato per primo di lei, no? Un imbecille, con le sue aree di superuomo vissuto. E lei ci si mette d'accordo? D'accordo io? Andiamo, conte, ma credo che non abbia capito. Mi guardi negli occhi. È vero o no che quando mi ha presentata lei il signor Corrado le ha detto che io sono una delle solite stupide alla quale bisogna fare le solite promesse? Dica la verità. Ma quello che ha detto lui non conta. Sorrida. Scatti o no? Una così? Fatto. Adesso ne facciamo un'altra seduti. Ma conta quello che pensa lei. Io le piaccio? Moltissimo. E le assicuro che sono sincero. E allora secondo lei basta essere bella per fare carriera, non lo sembro volgare? Beh, non si preoccupi. Invece sì, io voglio che lei mi insegni a diventare una signora. Ci vuole troppo tempo, creda. Scatti! Per me? Ma che razza di fotografia volete fare così appiccicata? E perché? Pregiudica la mia carriera se ci siamo simpatici? Un po' di calore non guasta mai, eh? Avanti, sì, scatta. Vabbè. Adesso fermi, ne facciamo una da questa parte, eh? Fermi, fermi. Là! Fermi ancora un momentino. Due bei capoccioni, così. Tacete! Serve nient'altro? Sì, vorrei che ti decidessi a cambiare di tono. Sì. Fai il tuo mestiere e basta. E quando parli con me, ricordati con chi hai a che fare, per favore. D'accordo, quando lei si deciderà a darmi del lei, per favore, come faccio io, è chiaro? Io darti del lei? Sì. Oh, ma sì, con immensa gioia. Subito. Però a condizione che lei mi dia del tu. Perché è indispensabile che fra noi ci sia sempre una distanza, sempre, è indispensabile. È chiaro? Vabbè, ho capito. Basta. Vuoi che ti dia del tu? E te lo do subito. Ma hai scocciato, ma avete scocciato tutti e due. Sono le 5, ce ne vogliamo andare? Vai, vai pure, noi restiamo, vero? Ma naturalmente, tanto può trovare un treno ogni mezz'ora. Glielo consiglio, ha un servizio ottimo. A meno che non preferisca, come si dice, l'autostop. Un altro spicchio. Ancora? Ancora. Oh, senta, figliolo, io non posso passare la vita a insegnarle queste cose. Non si mangi le unghie, per favore. No, no, le arance ci rinunci. Non esageriamo. Se gliene offrono, chiede una spremuta. E va bene, quando io mi occupo di un'attrice, il mio lancio si limita solo alla pubblicità. Alla scelta di un nome che faccia colpo. Lei come si chiama? Fallari Antonietta. Fallari Antonietta? Uh-huh. Che roba è? Che fai, militare? Antonietta Fallari? Abbastanza brutto anche così. Ecco qua. Ora provi lei, io la guardo. Ancora vero, no, io vero non ne mangio più. Sapete. Ah, signora, come la capisco? Oh, ieri tutti i giorni ho tenuto certi dolori. Colpa di sua figlia. Capirà, io non ho mangiato una quindicina di pesce, una colita, la mia età. Mamma non vuole buttare via niente perché dice che è peccato. Così a costo di crepare mangia tutto. Tu sei un incosciente. Ma come con il prezzo che va la frutta, vuoi comprare pure la carne? Ma chi paga qui? Pago tutto io, ti comprerò anche la pelliccia d'astracan. Come dai? No, mi pare di vederlo l'astracan. Tu ti farai due bisoni, uno nero e l'altro grigio. Poi ti farai pure una bella stola, bella di mamma, sì. Andremo tutte le sere a cena fuori e una sera voglio andare proprio dal Bottaro. Brava, brava, forse hai ragione. Farò di te una signora e andremo in alto, piccola. Perché si sta sbucciando la pera. Un giorno, signora, il pittore Cimabue vide un bimbetto che tracciava dei cerchi con il carbone. Gli disse, sarai un grande pittore. Quel bimbetto era Giotto, signora. Mi dà un'arancia? E perché no?
300 lire al chilo. Ma Giotto se le capava pure le arance. Mamma! Ma non ancheggiare così, andiamo. È nemmeno rigida come un ombrello. Guarda davanti a te, sguardo un po' alto ma non molto, 2 centimetri sopra la testa della gente, eh? Senta, ma quando me li compri i vestiti? Voglio dei vestiti da far rivoltare anche i sassi. La vera eleganza non fa mai rivoltare nessuno. Oh, sciocchezze. Cosa? Devono rivoltare come? Non ancheggiare. Se vuoi essere notata, impara a passare tra la gente senza farti notare. E il gioco è fatto. Adesso si va a prendere l'aperitivo e... niente sandwich, capito? Olive e un patè al massimo. Che cosa? Ho detto solo olive e un patè, anche se hai fame. Fame? Io non ho mai fame, è appetito qualche volta. Ah, così va bene, molto bene. Potremo accelerare i tempi. Oggi l'aperitivo, domani conversazione al tè. Dunque, quanto conta ritrattenersi a Roma, mia cara? Sono tentata di fare una corsa a Capri. Continua, continua. E dove altro? Taormina, Ravello, Cannes, Biarritz. Biarritz. Ha già visitato l'ultima mostra degli astrattisti? Sì, e mi domando cosa ne resterà fra 10 anni. Bene. Allora, ricominciamo. Versa il tè lentamente, guardami negli occhi. Attenta a non far cadere neppure una goccia, eh? Io ti richiedo, quanto si tratterrà a Roma? Tu mi guardi e rispondi con calma. Sono tentata di fare una corsa a capo. It's wonderful. Come? It's magnificent. Ripeti un po'. Oh, terrific. Ah, la pronuncia non è malvagia. Chi ti ha insegnato l'inglese? Oh, Bing Crosby, Frank Sinatra. Lei non la sente mai la radio? No, e me ne vanto. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Lovely. Lovely? Lovely. Lovely. Quando me lo compro un bel vestito? Dunque. Ha detto la signora di attendere un momento. Ora sta parlando con il conte. Un momento, figliuola, un momento. Scusi. Non insista, la prego, perché gli abiti non li presto. Ma la ragazza, mia cara, vi farà una réclame strepitosa e metterà ogni vestito una volta sola e niente di più. Ora io le ho portato questa brasiliana che ha una montagna di denaro. Ne spenderà molto qui e lei deve farmi il piacere di considerare. Sì, considero proprio... e la ringrazio dandole il 5% per i vestiti da mattina, come sempre. Certo, se la signora ordinasse abiti da sera... Ordinerà abiti da sera? Ma ha domandato tutta roba da mattina, vestiti semplici. Mi dica lei com'è possibile farle vedere i modelli da sera. Acquisterà i modelli da sera e lei mi presti i vestiti. Caparbio. Beh, mi faccio dare un'occhiata alla ragazza. Mi ha lasciata sola. Io non so decidere. E che ne dici? Oh, ero andato di là a dare un po' un'occhiata ai modelli. Mia cara, lei deve farmi un grandissimo piacere. Sì. Lei deve provarsi un vestito che ho visto ora. Oh. Ah, non ho parole. Senta, ormai mi conosce, sa che non mi entusiasmo facilmente. Ma lo vedo già come una perfetta cornice alla sua grazia. Taille? No, da sera. Ma io? Da gran sera. Lei mi disse che l'altezza andava bene, ma che dovevo dimagrire. Sono dimagrita, veduto? Mamma mia. Madame Garcet si è andata a provare gli abiti da sera, come sì? Previsto. Oh, charmeur. È proprio Claire de Lune. Ancora un momento, piccola. Gregorio! Eccomi, e avrai i tuoi vestiti, cara. Avrai i tuoi vestiti. Ma davvero? Aspetta lì. Che ne dici? Ah, che cosa le avevo detto io? Come avevo ragione, divina. Oh, di spalle è una cosa sublime. Magnifico. Buongiorno. Sei veramente remarkable. Dove lo prendiamo il martini? Dove ci sediamo? Da dov'è? Oh, follia pura. Per oggi non ci si siede. Sgualceresti l'abito che deve tornare in sartoria per le 4. Ma non l'ho comprato. Già è chic metterlo una volta sola. E puoi comprare, pagare. Lascia questi problemi al tuo prossimo. Ma guarda davanti a te, ti prego. Te l'ho già detto, cara, no? E poiché il rifiuto stimola l'offerta, ricordati, cinema tu... Neanche per sogno, non ti interessa affatto. E se non mi richiedono? Ti richiedono, vedrai. Ma quando ti presento qualcuno, mi raccomando. Non dare la mano, china appena la testa e sorridi poco, va bene? Benissimo. Buongiorno. Scusa, Sennetti, vorrei dirti una parola. Scusami, cara, permetti un secondo? Prego. Senti, un secondo solo. Sì? Volevo chiederti se... Permetti, scusa un momento. Vai. Vai fortissimo. Ah, ciao. Salute e complimenti. Per che cosa? Per l'amico. È incastrata, eh? Uh-huh.
Guardi un po', che ce l'hai con me? No. Non telefoni mai, non ti fai vedere. Ma mi è passato di mente, sai come succede? A te non succede mai. Altro che, di un po', siamo sempre amici, sì. E come no? Ma se non ci vediamo, che amici siamo? E vediamoci, ti telefono domani, va? Anzi no, mi telefoni tu dallo studio alle 4, se posso ti raggiungo. E il numero? 45321, alle 4 in punto, eh? Alle 4 in punto. Ciao. Ma io la conosco, dove l'ho vista? Oh, impossibile, assolutamente impossibile. Se penso a tutte quelle racchie che ci raccomandi, questa almeno ha una faccia. Perché non mi presenti? Le facciamo un provino. Antonietta, non ci pensare neppure. E non credere di essere il primo ad averla notata. Ha già fatto strabiliare il tuo presidente al cocktail del Grand Hotel. Ah, era al cocktail? Per caso, ma si occupa solo di archeologia. Almeno domandaglielo, vai. Antonietta, permetti che ti presenti un mio amico. Paolo Magnano, produttore, terribile razza. Oh, che razza è? Cosa produce? Film, cinema. Ah, vogliamo andare? Stavo dicendo al conte che noi ci siamo già incontrati. A Venezia? Venezia? Mai stata, ci farò una corsa quest'anno. Vogliamo andare? Come vuoi, cara, al Museo Etrusco. Posso accompagnarvi? Oh, grazie. Ho qui la mia macchina. Scusi, ma intendevo grazie, no. Non si dispiace, ma io detesto l'automobile quasi quanto il cinema. Arrivederci. Arrivederci. Ma dove l'ho vista? Il saggio, eh? Controlla. Ippoliti! Ma come, io ho fatto 45, 3, 2... Ma insomma, so che sto qua quando finisce, guarda che io te spacco! Le morbette! Sì, sì, è di suo nonno. Ippoliti. Pronto? Ah, sei tu, eh? Mascalzona, ti sei venuta a prendere la rivincita, eh? Brava! E allora che fai, vieni o non vieni? E perché no? Senti, di assertieri che la fotografia del ministro che balla la samba costa 5.000 lire di più, il resto come al solito. Tanto c'è sulla fattura, no? Sì, va bene, ma è per la chiarezza, sai, ciao bella. Beh, quando ci vediamo? Ti telefono io, eh? Addio. Ciao. Vedo che ti tieni sempre in esercizio, eh? Se sto a aspettare che mi vieni a fare visita tu, a che devo l'onore? Non voglio azzardare che oh, sia bravo, vero. Non azzardare. Se ti dicessi che sono venuta per prendere le fotografie di Ostia? Non le ho ancora stampate. Ancora no, ma ti rendi conto che le abbiamo fatte perché mi servono domani alle 5. E ai suoi ordini. Ti è passato il raffreddore? Pare di sì. Un peccato. Avevi una faccia così buffa, così carina. Sembravi... Ti dispiace se te lo dico? No. Un cane. Grazie. E allora perché non sei più venuta? No, perché non mi andava. Ma adesso mi va. Dammi un bacio. Chi c'è di là? No, non c'è nessuno, sta tranquilla, non c'è nessuno. Non ti ho detto grazie per il conte, è proprio un tesoro. E sai che mi insegna anche l'inglese? Ah sì, eh? Oh, it's wonderful. Che buffonata, l'inglese, l'archeologia, ma che vi sarete messi in testa voi due? Oh, ma caro, è tanto semplice. I soldi vanno solo a chi ce li ha già, quindi io sono diventata una signora. Comunque, siamo pronti per tutte le circostanze. E che intenzioni hai? Se me lo domandi mi devo ricredere sulla tua intelligenza. Tu mi dovresti sposare. Perché io? Ti sei spaventato, eh? Ma no, va là. Io non sono di quelle che sparano. Vuoi perquisire la borsetta? Guarda, vocabolario inglese, portacipria, rossetto. Sì, va bene. Ma che hai che fai quella faccia? E piantala con gli scherzi. Perché? Se non si scherza su queste cose. 1956 importa quel che diverte, lo sai meglio di me. E quando se ne ha voglia. Per questo oggi dico, faccio un salto da Corrado. Ci divertiamo un po', eh? Ma adesso basta. Che tipaccio che sono io, lo sai? Vuoi che sia sincera? Con me? Non mi va più, sono una viziosa. E poi... E poi per carità, ma che sei matto? Domani devo essere in piena forma. Ciao Corradino.
Mi raccomando le fotografie, mettiti d'accordo con il conte. Magari... magari non gli dire che sono venuta. Lui è un tipo un po' vecchio stile. È geloso. Ciao. Quella, salve, un po' in ritardo, eh? Ah, sì, un po'. Allora, le fotografie? Sì, sono tutte qua. Io però sceglierò... Non sprechiamo il fiato, vedo io quelle che vanno bene. Senti, Antonietta. Beh, non entreremo mica in corteo adesso. Scusa, sai. Oh, pardon, scusi tanto. Sarà meglio che tu resti. Devo andare da un produttore, capisci? Va bene, aspetterò fuori. Ottima idea, c'è un bel sole. Signorina, ciao. Ciao. Sai che forse mi sono ricordato dove ci siamo conosciuti? Ma davvero? Lei era a Cannes l'ultima primavera. L'ultima primavera? Impossibile, non mi sono mossa da Capri. Ah no? Oh, che strano, mi pareva. Non vorrai salire anche tu, vero? E perché no? Ma come perché? Non entreremo mica in corteo, no? Come credi? She's excellent for that role. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Goodbye. Goodbye. E così l'hai lasciata sola, eh? Io non c'entro e va bene. Ma tu che razza da gente sei? Le lasci trattare i contratti da sola? Con Magnano poi, stai fresco. Di, e magari non l'hai fatto nemmeno firmare un impegno in esclusiva. No, non è possibile. E Magnano glielo fa lui e se la sfrutta in proprio. Buonasera. Scommetto, scommetto che non te la sei neppure. E smettila di darmi del tu, un po' di rispetto, no? Senta, signor Conte, allora sa che cosa le dico? Che lei sta facendo la figura del fesso, va bene? Posso pregarti di fare un giretto con me? Oh, Conte, mi ha aspettato fino adesso. Che caro. Com'è andata? Oh, benissimo, mi hanno invitato a pranzo e lunedì farò un provino. Ho capito, oramai non hai più bisogno di me. Lei mi dà gli 8 giorni, ma bada, la strada è difficile. E i lupi sono pronti, in agguato. Che dici? Dico che non è facile, non farti illusioni, hai fatto appena i primi passi. Ma tu hai il dono di mutare... I lupi in pecore. Io? Sì, parla l'esperienza. Abbiamo qui un esempio. Sì, povero vecchio lupo. Esce un po' malconcio da questa avventura. Ma insomma, mi dice che cos'ha? Si sente poco bene. Cos'è? Ti prego di scusarmi, cara, ma è stato... È molto triste per me, ma ora passa. Quando poi passata mi spiega che cosa le piglia. Niente, cara, io esco di scena, ecco tutto. Tu vai, hop, tu corri verso il successo. E a me non resta nemmeno la gioia di proteggerti contro gli sfruttatori. E mi protegga, se glielo proibisci. Oh, ma tutti, mia cara, tutti. E Magnano per il primo, perché se ho ben capito, firmerai domani il tuo primo contratto. Con lui e non con me. Ah, finalmente ho capito. Lei avrebbe voluto che firmassi prima con lei. Ma me lo dice adesso. Un contratto? Credi che io voglia importi un contratto? Ma sì, è logico, sì. Come puoi immaginare che questo vecchio pazzo abbia finito per pensare a te? Davvero troppo. Ma dica, se devi dirmi che sei innamorato di me, lo dica pure francamente. Su, lo dico, io vorrei che tu ti sei innamorato. Ah, sono un tale cretino quando penso che mi ero presentato con il mio regaluccio per legare a me l'emozione della tua prima pelliccia. Una pelliccia per me? Ma davvero? Non mi parlavi una volta di un visone? Ah, volevo che potessi dire, è Gregorio che me l'ha data. Ah, poveretto, mi voleva bene. Fu la prima cosa che fece quando firmai quel pezzettino di carta che dovevo approvargli la mia fiducia. Va bene, perché non potrebbe essere? Ah, non voglio che tu dica povero Gregorio. Non sopporto la pietà, no, soprattutto la tua. È un sentimento umiliante.
Ma niente affatto, lei mi è simpatico, non mi farà mai pena. E se poi ci tiene tanto a fare un contratto con me, me lo dica, io lo faccio, tanto con Magnano. Andiamo, ma facciamolo subito. Se proprio ti fa piacere, vogliamo andare da te? A casa mia? E non c'è nemmeno la penna, andiamo su da lei. Da me a quest'ora? No, non se ne parla. No, io dico per tua madre, perché andare e tornare faresti troppo tardi. E perché non si può a casa sua? C'è qualcuno che dorme? No, tutto il contrario. C'è qualcuno che non dorme. Boh, non una donna, un vecchio compagno d'armi rovinato dalla guerra, vedovo, orfano, mutilato, ve lasciamo andare. E ora, mia cara Antonietta, dormi bene, rifletti, e domani, se credi che possa ancora aiutarti, troverai pronto il pezzo di carta, naturalmente insieme al ricordino. Ma io ho già deciso. Come? Ehi. Oh, e dunque? No, Antonietta, no, dico, oh, non scherzerai mica. Proibito anche provarla? No, sei incantevole, ma domani mattina. Oh, no, mi ci faccio almeno arrivare al portone, non si fida? Ma no, senti, non devi fraintendermi. Che cosa direbbe tua madre vedendoti rientrare a casa a quest'ora con un visone? E intanto mia madre a quest'ora dorme e non mi vede. E poi, fossimo amanti, sarebbe brutto, ma così? No, senti, scusa, Antonietta, guarda, io ti giuro... che sveglia mia madre. Guarda, anche per scaramanzia. Beh, senti... Ha ragione lei, sa. Questa serata non la dimenticherò mai. A domattina. Antonietta. Buonasera. Buonasera. Ai! No! Guarda qui. Ciao. Allora prendi un filetto? Sì. Sono Rosa, due ricchi filetti. Benissimo. Due filetti. Sì. Scusa un momento. Oh, prego, prima mi baci la mano. Ho la pelliccia. Come mai da che stai parti, eh? Mi sono ricordata che una volta mi avevi invitata a cena e volevo approfittare. Ora vedo che sei occupato, va pure. Cameriere? Comandi, signori. Il conto. Non mancherà l'occasione. E quella li può aspettare. Sempre gentile tu, eh? Lascia stare la gentilezza. Il conte come va? L'hai mollato? Oh, il conte è andato a prepararmi un contratto. Ah, e tu lo firmi. Brava! Così quel filibustiere ti si mangia tutto. Nel caso che tu riesca, ti si mangia tutto. Ti proibisco di parlare così del conte. Oh, scusa. Permesso. Perché tra voi due... Sono cose che ti interessano? No, certo, tu puoi andare con chi ti pare, col conte o col produttore. Già, col produttore com'è andata? Ti domando io com'è andata con quella lì? Potresti anche farlo, così, per curiosità. Te l'ha regalata il conte? E con un gran fascio di fiori. Uno che si comporta così non mi sembra tanto filibustiere. Ce ne fossero come lui. Diciamo la verità, ha dei modi così diversi. Magari all'antica quanto ti pare, ma fa piacere. Bella differenza. Oh... L'unica differenza fra me e lui è che lui ha bisogno di regalare i visoni per... Per? Per che cosa? Li regala perché gli fa piacere. E niente più. E niente più? Mm-hmm. È una persona per bene. Ciao. Ciao. E chi è quella? Accidenti, che signora. Ma che signora, fammi ridere. Quando l'ho conosciuta io batteva l'abbia, figurati. L'ho fotografata, l'ho fatta conoscere a qualcuno. Eccola là. No, ma che è sta roba? Sono le rose baccarà, signore, le ha scelte lei, bellissime. Senta, mandi queste. Ma quelle sono già di un altro cliente e poi fanno 4.000. Ma sì, va bene, le può mandare subito. Tanto è qui di fronte. Va bene, signore. Vieni, va. Guarda, ecco il biglietto. Vedi, è quel portone lì, al primo piano, signorina Fallari. Se ti chiede chi li manda, tu non sai niente, capito? Signorina Fallari? Sì, grazie. Buongiorno, signora, sono Vetti. Vetti chi, scusi? Vetti, il fotografo. Oh, un fotografo. Un momento. E i fiori chi li manda? C'è un biglietto dentro? No, non credo. E chi li ha ordinati? Uno, non so. Senta, signora, se la signorina non c'è, io lascio i saluti a lei. Ma no, che c'entra, che significa? Già cominciamo con gli adoratori sconosciuti, figuriamoci. Ma tu che vuoi? Devi essere pagato qualche cosa? No. E allora vattene, figlio mio bello. Facci fare lo speciale, beh.
Dunque lei è fotografo? Sì. È venuto per fotografare mia figlia. Beh. Io sono la madre. Se posso essere utile in qualche cosa? No, dico così perché adesso i giornali pubblicano pure i familiari, l'interno delle case, le cose private, i fatti personali. Già, beh, allora ripasso più tardi. No, no, ma mia figlia non ce la trovate, perché poi quella deve andare a un ricevimento, a una festa. Non sa dove? Una cosa di cinema. Una cosa di cinema importante, cinema americano. Cioè, con il conte Sennetti. Lo conosce? Poi vanno nella villa di un altro grande gentiluomo che non mi ricordo il nome. Ha detto questa sera, eh? Sì, tutta stasera. Ho capito dov'è. Grazie, signora. Ci vediamo domani mattina. Arrivederci. Ma perché se ne va? Sto io intanto. Bene. Che cosa le dicevo, eh? Molto bene. Hai visto, Simonetta? Ti rubano il mestiere. Se non occorre altro, io me ne vado. Sì, cara, buonasera. 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 Ci sarebbe a presentare la collezione invernale? Oh, no, 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 è impossibile, gliel'ho già detto. La signorina farà del cinema. Va bene. Potrò sempre, se lei vorrà, indossare qualche suo abito, come farà stasera, del resto. Cosa stasera? Anche questo? Ah, no, 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 nemmeno parlarne. Ma cara signora... No, oh, no, è assolutamente impossibile. Oh, non può farmi questo torto, mia cara. Senta, domani le porto un'amica mia carica di soldi, Madame de Vaqueiros. Comprerà abiti per 10 anni e gliela riporto a primavera. No, 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 no. E se balla? Ma non ballerà affatto, non farà niente. Dirà semplicemente: vedete che abito stupendo? L'ha creato una grande artista, un'artista geniale, Mirella Fontanisi, eh? D'accordo? Tutto bene? Sono fiero di te. E io di starti a fianco. Ma non si tratta di vanità, però. No, 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 è qualche cosa di più. Anche per me, tu hai classe. Anche tu oramai. Non c'è che dire, siamo una coppia bene assortita. Gregorio, mi hai dato un'idea. Perché non ci sposiamo? Come? Sposiamoci, tu mi ami, non me l'hai detto. Oppure non è vero? Oh, niente di più vero, ma prima di venire a certe conclusioni... Tu sei un uomo affascinante, mi fai fare l'attrice, che posso sperare di più? Capace pure che ti sia fedele. Ma sei una bambina per me, per te ci vuole... Mia madre aveva 25 anni meno di mio padre. Era un'altra generazione. Credi, per te ci vuole un uomo... Tu in confronto di mio padre sembri un ragazzino. Con i capelli grigi. Ah, oh, mi piacciono moltissimo. Sarò un male di famiglia, ma mia madre è stata felicissima. È rimasta vedova presto. Oh, benissimo, splendido programma, non c'è che dire. No, 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 no. Senti, Antonietta, quello che ci vuole per te è qualcuno che sappia proteggerti, guidarti. Per questo ti leggo a me con un buon contratto. Perché in questo modo tu hai tutti i vantaggi senza gli inconvenienti. Io ti seguirò nella tua carriera, ti difenderò e saremo legati dal lavoro e al tempo stesso dei buoni amici, eh? L'una cosa non esclude l'altra. Ma se noi ci sposiamo non abbiamo bisogno di un contratto. Tu credi alla validità di certi legami borghesi come il matrimonio? È un'istituzione da abolire, la aboliremo, vedrai. Ma per adesso stiamo alle regole. Conte, cos'è una sua scoperta? Buonasera, signora. No, ragazzi, Magnano, ma che commendatore, un minuto solo, che cosa fa? Una sola fotografia, signora, non posso, ma glielo ho detto, non è possibile. Per un riguardo a mia, non è possibile. Ti prego, mandami, prego. Un'altra volta, e un'altra volta. Vetti! Dammi qua. Che fai? Lo porto al guardaroba. Il visone? Non ti puoi mica sedere a tavola con la pelliccia. Senti, il visone non lo mollo. Mm. Oppure no, me lo tolgo io, eh? Buonasera. Carissimo. Buonasera. E tua moglie? Stava poco bene. Oh, poverino, mi dispiace, ieri l'ho incontrata. Ma stava niente di bene. Grave. Come va? Sì, 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 però intesi, vero? Ve ne andate prima di cena. Sì, avvocato, grazie. Guarda che io giro dal giardino, così li becco da fuori proprio a tavola. A Mapperi che casa. Oh, Antonietta. Ah, sei qui? Dov'è il guardaroba? Per favore, chiamami Etta, mi lanciano così. Ah, sì, dove dalla finestra. Etta, ma chi l'ha deciso, il signor presidente? Esatto, piace? A lei piace molto, Etta. E quando ha avuto questa bella idea, quando siete spariti in macchina voi due soli? Già, no, l'idea gli viene dopo. Ah, perché c'è stato un dopo? Beh? No, mi pareva, dico, possibile che sia stata tanto no, scema? Non sono stata scema. Beh, allora raccontami, no? Ma le solite storie, se no, non le conosci più. Ah, no, no, c'è sistema e sistema, io voglio imparare. E poi se queste cose non si raccontano agli amici, eh? Ah, vado lì, uno mi dice, ti sciolgo i capelli.
Poi me li hanno tirati su, poi tutti da una parte. Ah, perché c'era anche altra gente, truccatori. Non so, uomini, poi sono andati via. Io e il presidente siamo rimasti a guardare le fotografie di Ostia. E lui ha detto che era meglio io. Bene. Ah, poi mi ha fatto camminare avanti, indietro, mi ha fatto voltare di qua, di là e diceva... Ah, ti ricordi quando tu scherzavi sviluppando la mia fotografia? Mm. Ecco, guarda, proprio come te. Io ci pensavo e mi veniva da ridere. Perbacco, perbacco. Che slancio, che... Vabbè, lasciamo andare. Bene, bene. E poi? E poi gli ho fatto vedere la fotografia, quella con la Shagamana, no? Quale? Quella? Quella, sì. Ma come, te la porti appresso? Sempre. Hai ragione tu, fa un effettone. Antonietta? Caro. Scusa. Antonietta, dov'eri? Oh, ancora con la pelliccia, ma è ridicolo. Dalla me che te la porti in guardaroba. Oh, no, ti prego, ancora freddo. Eccola qua, eccola qua. Ciao, andali via. Il signor avvocato ricorda ai signori fotografi di andare via prima della cena. Sì, lo sappiamo. Chi è quella buona? Una. Io gliela scatto. Signorina. Grazie. Adesso basta, eh? Signor Conte. Io me ne vado. Ah, sei qui tu? Ho visto che te ne andavi, volevo raccontarti il seguito della storia. Non mi interessa il seguito. Ti interesserà, vedrai. Ti darà anche soddisfazione, perché è andato tutto come prevedevi tu. Sono riuscita a incastrarlo al punto. Insomma, mi ha chiesto di ripetere per lui, così, per curiosità, la posa della fotografia. Ah, sì? E tu? E io non sono stata tanto scema. Prima l'ho fatto sbilanciare bene, poi... Simpatico, sai, anche spiritosa. Adesso vado che si mi vede ancora con te. Ma come, adesso che viene il bello? Torno fra poco, aspettami dentro. La signorina è qui a Roma per studiare archeologia, ma noi stiamo cercando di rapirla per la decima musa. E se lascerà rapire? Chi lo sa. Questa volta non sbaglio, sa dove ci siamo conosciuti? Taormina, estate 1953. 1953? Impossibile, ero a Torontola. Un momento, Antonietta. Ah, no, Senetti, senti, lasciaci in pace. Guarda che io sono costretto a metterlo in contratto. Proibizione assoluta per il conte Senetti di venire in teatro. D'accordo, in contratto. È un'ottima idea, ma prima voglio presentare Antonietta a un'amica. Penso che questa ragazza farà molta strada. Io mi domando dove l'ho conosciuta. Cominciamo male. Perché mi ha portata via? Perché devi toglierti la pelliccia. E perché non voglio che tu ti comprometta con Magnano. Ah, a proposito, Magnano mi ha preparato un contratto e io ho detto che domani glielo firmo. È inutile che ne firmi tanti. Ma come, Antonietta, avevi detto? Ho cambiato idea. Tu hai le tue complicazioni. Dici che il matrimonio è ormai un'istituzione. Beh, Antonietta, borghese. Senti. E io invece voglio le cose semplici. Tu mi ami ma non mi sposi, però per il lavoro no. Invece un bel taglio netto. Ma io ho deciso di sposarti. Oh, ho sentito bene? Se è per farti felice, se ci tieni. Ci sposiamo? Ripetilo. Senti, cara, te l'ho già detto una volta, è molto per un uomo come me. Oh, resta inteso che per ciò che riguarda il lavoro, sarò io a guidarti, d'accordo? Sì, vuoi che ti firmi il contratto? Sì, se lo desideri, faremo come vuoi. Oh, la voglio matta di dirlo a tutti. No, piano per ora. È più carino non dirlo a nessuno. Ora berremo alla nostra felicità. Noi due, soli. Scusi, per me. No, lasci, faccio da me. Se vuol fare qualcosa per noi... Ci porti due bicchieri. Subito, signore. Ah! Aspettate un momentino, torno subito, eh? Signorina, un bel sorriso. Pronti? Là, gliela mando, eh? Anzi, no, gliela porto io. Cercavi me? Te? Mi hai detto di aspettare qui. Beh, come finisce questa storia? Benone, con un contratto. Un contratto offerto con un fascio di rose grande così. Bravissima. E così il conte? Ma sei matto, il conte me lo tengo stretto. Cercavo proprio lui. Ah, non te l'ho detto? Me lo sposo. Come? Hai capito benissimo. La storia degli asciugamani finché si scherza può anche andare. Ma a me piace la gente per bene, di stile. Gregorio è un gentiluomo e io lo sposo. Mi pareva di aver capito male. No, puoi farmi gli auguri. Questa sera daremo l'annuncio ufficiale. Ah, sì. Hai qualcosa in contrario?
Senti, Antonietta. Ciao e ciao per sempre. Non fare la stupida, ti ripeto che è un mascalzone. E io ti ripeto che nonostante tu debba avere una certa pratica di mascalzone, questa volta ti sbagli. Comunque il tuo parere non mi interessa. Te lo sposi. Vuoi scommettere? Vuoi scommettere? Accettato. Ecco lo sposo. Ma insomma, Antonietta... Gregori, aspettavo proprio te. Me, ma siete cercate dappertutto, scusa. Sono andata anche di là. Senti un po', dove sta un telefono qui? Il signor Conte si sta mettendo a tavola. Sì, va bene, grazie. Buonasera, cara. Ciao. Come stai? Buonasera. Oh, signora. Non lasciate l'uomo, di cerco mio marito. Tutti sapranno che ci sposiamo, ma stasera no, eh? Stasera chi lo sa, va bene. E allora brilliamo, cara. Al nostro lavoro e alle nostre nozze. Sì, cara. Mio caro, non ti alzi più quando la signora siede al tuo tavolo. O adesso è inutile, siedi pure. Sono Elena Senetti, la moglie del nostro Gregorio. Lei è Antonietta, vero? Bellina, morta. Scusino, signori, posso servire? Per me sì, voi volete finire Martini prima? Sì, grazie. Se non vi dispiace, io non vorrei aspettare un minuto di più. Una fame da lupo, posso avere un'insalata? Benissimo, signora. Mio marito non le ha insegnato mie insalate russe. Bene, sia lecito, quale parte sta facendo? Io 20 anni fa iniziai come ereditiera. Il bello è che un'eredità l'aspettavo davvero e lui lo sapeva. Poi quando venne fu così gentile da evitarmi ogni fastidio, si occupò di tutto lui. Io se ne occuperebbe ancora oggi se ormai non fosse finita, o quasi. È vero, amore? È permesso? Oh, che velocità, bravo! Davvero? Ecco, faccia lei, pomodori naturalmente, cetrioli, lattuga... Qualche oliva piccola piccola, e la salsa si capisce, ma un aroma appena. Olio, limone? Sì, va bene. Mio marito le ha parlato di me, Antonietta? Non molto, anzi per essere precisi non mi ha mai detto di aver moglie, forse perché è divorziato o separato, immagino. Non mi sarà venuto in mente perché essere sposati è così banale, così comune, per cui è quasi sempre sottinteso. Ha del salmone? Sì, signore. Ti piace sempre il salmone, vero? Sì. Anche a me. E per la verità, quando gli ho chiesto di sposarmi, mi ha detto che non riconosceva la validità di certi legami borghesi. Di qua? Anche un po' di Worcestershire, se non le dispiace, chiedo troppo. No. Bravo. Worcestershire. Caro, sbaglio o mi stanno chiedendo la tua mano? Non ne potremo parlare in un altro momento, tesoro. Si sta così bene, qua. Temo di farli non ridire, ma io ci metterei anche un uovo. Sodo? No, crudo. C'è? Sì, ma... Lei è un angelo. Dunque, lei vuol sposare mio marito. La capisco meglio di chiunque, è un uomo affascinante. No, non merito tanto, anima mia. Mescolo io? No, grazie. Affascinante e generoso. Giurerei che quella pelliccia gliela ha regalata lui. Appunto. E lei capisce, signora, quando ci si vede regalare da un uomo una pelliccia di visone? Oh, certo. E tale una prova? Oh, d'amore. Sì, lo dica pure, perché lei ha avuto fortuna. A me questa prova è mancata, ho dovuto comperarmela da me. È una delle poche cose che mi sono rimaste di quella tale eredità di cui le parlavo. Oh, no, 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 la tenga pure. Me la farà avere a casa domani. Adesso non saprei proprio che cosa farmene con questo caldo. Senti, Elena, tu non sei leale. Comunque, la pelliccia le sta a meraviglia. Io sono felice nel mio piccolo di contribuire al suo successo e alla vostra felicità. E è proprio perché mi rendo conto invece che se una donna deve sempre ricordare i suoi anni, un uomo, e un uomo come te, amore, può scordarli quando vuole. Per fortuna, anima mia, ci sei tu che me li ricordi. Vero che abbia visto bene quello che ci ho messo. E un piatto per la verità un po' ricco, lo facciamo sempre a casa mia, perché io, malgrado l'aspetto, diciamo così, delicato, sono d'origine un po' popolare. Oh, tesoro, non dire eresie. I matarchi erano baroni. Baroni di campagna, della stupenda campagna magiara, ma veri baroni... No, Mario, fermali! Avevo dato ordine di farli uscire. Si sequestra la pellicola, no, sai? No, ma no, 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 fermi, vi prego, lasciatelo. È la mia più bella trovata.
Per favore, la signora è servita, può portare via tutto. E mi fa portare un po' di talco, grazie. Vorreste mandarvi all'aria un'idea colossale. Questa figliola farà del cinema e quelle foto sui giornali le faranno una pubblicità strepitosa. Al giorno d'oggi niente di meglio di un piccolo scandalo, no? E così ho montato questa scenetta e la mia cara Elena si è prestata affettuosamente a collaborare, non è vero tesoro? Fantastica, grazie. Forza, signor Betti, ne scatti un'altra. Se lo dice lui. Eravamo rimasti d'accordo così, no? Allora come devo mettermi? Così? Di là. Buonasera. Grazie, signori. Buonasera, signor Betti. È fantastico. Impari anche questa. A un certo punto, quando si ama, le situazioni bisogna risolverle di slancio. Anzi, di lancio. Certo. Linda, vieni con me. Ho visto bene ed ho apprezzato molto. E le sono veramente grata, signora. Arrivederla. Arrivederci, Antonietta. Ah, scusi tanto, eh. Come vuole, cara. Lei ha dimostrato molto spirito. Mi è molto simpatica. Anche lei, signora. Venga, Antonietta. Senta, Magnano, noi ci vediamo domani. Io preferisco andare a casa a piedi. Come a piedi? Perché? Io... Le dispiace, è una mia vecchia abitudine. Altro che, volevo parlare con calma del nostro contratto e poi è una così bella serata. Vero? Bellissima. Sa che cosa potrebbe fare? Cosa? Lei ferma una ragazza, tanto per lei uno scherzo, no? E la porta sulla via Appia, quella antica, si intende. Mai stato? Ma no. Ma non è possibile. Lei? Lei cosa? Niente, niente, ci siamo già conosciuti sulla via Appia. Chissà. Sì, subito! Subito, commendatore! Subito. E spingi, dai, che qui devo passare. Ma come spingi? Ma tu guarda che razza d'aiuto che c'ho io. Senti, vorrei sapere solo una cosa. Dove le hai messe, va bene? Io dove le ho messe? Guarda, adesso trovo un'altra chiave e me la porto a casa, eh. Ma dove la trovo? La stampi, va bene? Eh sì, la stampi. Sì, attenta agli apparecchi. Ah, vabbè. Antonietta, dove vai? Ti posso accompagnare? Se volevo la macchina c'era quella di Magnano, comunque preferisco andare a piedi. Beh, devo andare a piedi anch'io perché lo sai che accidentaccio non riesco più a trovare le chiavi della macchina. Ah sì? Vieni, basta che ti stai zitto perché non ho voglia di parlare. Sì, io sto zitto, ma una cosa almeno me la farei dire. Dilla. Oh, figurati quando è così. Tanto di guadagnato. Invece bisogna che te la dica. Sono stato io a telefonare alla moglie di Gregorio perché venisse qui. È stata una cosa meschina, scusami ma mi hai fatto rabbia, ecco. Volevo che vedessi che razza di gentiluomo è il tuo conte. Ah, sei stato tu. Bravo. E perché non mi hai detto prima che il conte era sposato? Beh, sai. Sì, lo so, tra gentiluomini ci si aiuta, giusto? Buonanotte. Va là, va là. Hai una fortuna tale che qualunque cosa succeda si risolve sempre a tuo vantaggio. Lo sai che le fotografie che ho fatto questa sera al conte con l'insalata ti possono fruttare una pubblicità che vale milioni? Ti propongo un cambio, guarda. Io ti do le fotografie che ho fatto questa sera e tu mi dai quella. Quale? Quella lì dello studio. Perché ci tieni? Beh, tu fai un affare oggi, io lo farò domani, quando sarai famosa. Mi dispiace, niente affare. La negativa della fotografia l'ho buttata via con la copia appena me l'hai data. Come dici? Buttata via. Ma non mi avevi detto che... Si dicono tante cose, vai a sapere quali sono vere. Ora basta, non ho voglia di parlare. Buonanotte. Buonanotte. Quando penso che di tutte le storie che mi hai raccontato stasera non è vero niente, oh. Comunque quello che conta è vero, ho un contratto. Ah, in quanto a questa hai ragione, ne hai fatta di strada. E chi ti piglia più oramai? Vai a casa. E tu? Dopo, prima ti accompagno. Ti accompagno io, è più vicino. Sali. Da te? Mm-hmm. No. Pardon. Vado qua. Perché le cose siano chiare, siamo sempre amici o no? Certo, amici che si sono antipatici. Come? Io parlo per quello che so, mi sei ridiventato antipatico. Ah sì? E da quando? Da quando ho scoperto che ti somiglio. Stare davanti a te è come guardarsi allo specchio. E ti vedi tanto brutta? Schifo. Addirittura? Maleducato. Parli in un modo. Ti vergogni di far vedere che pensi a una cosa carina, pulita. Scherzi, ridi sempre su tutto. Il conte sarà quello che sarà, ma almeno ha un po' di maniera. Cerca di incastrarti. Ma ti manda i fiori a casa. Cioè, per questi fiori te li ho mandati anch'io, proprio oggi. Ho ancora in tasca il biglietto che ho scritto come un cretino. Ma no. Sì, quando vai a casa li vedrai. E perché tanta cortesia? Così, tanto per fare. Per dimostrarti che siamo capaci tutti di queste scemenze. Senti, se cammini così svelto te ne vai da solo. Vado da solo. Va bene. Ti ricordi che sbronza? Mi pare già un anno fa. Già. E il biglietto? Che cosa? Che diceva? Ah, il biglietto, no, niente, stupidaggini.
Ci sediamo? No. Antonietta. È buono il contratto che ti hanno fatto? Molto? Ti è andata bene. Accidenti se ti è andata bene. Ho fortuna. Proprio così, altro che. Hai ragione tu. Ho la fortuna di essere donna, no? Lo puoi dire forte. Ho fortuna! Marta. Che? Come vai a casa? Taxi. Ti accompagno. No, perché scusa? Avevo detto che ti accompagnavo io. Senti un po'. Senti un po', perché non sali un momento, eh? Ma allora non ci siamo proprio capiti. Io nel tuo studio non ci metterò più piede. Amici quanto vuoi, ma fuori. Ma io questo non lo capisco proprio. Fa niente, non mi va, va bene? E allora? E allora? Buonanotte. Buonanotte. Antonietta, io volevo dirti... Ormai tu sei diventata una signora e un tipo come me lo snobberai, ma... Ma? Ricordati che la fortuna te l'ho portata io, ecco. Buonanotte. Notte. Ma che fai, ma... Io sono una popolare e certe situazioni bisogna risolverle di slancio. Cosa il sasso, sa? Guarda piuttosto la borsetta e il cappello. Anzi, di lancio! Ma che sei pazza? Ti spacco la testa. Prima mi inganni e poi mi lasci. Ma che cosa ti credi tu, eh? Ma chi t'ha lasciato? Io invece... Ah, sì, eh? Dimmi che mi vuoi bene o ti spacco la testa. Ma come, non l'hai ancora capito? Dimmi che mi vuoi bene o ti spacco la testa! Se te l'ho scritto anche nel biglietto. Dimmi, ti voglio bene. Sì, va bene, va bene. Dillo! Ti voglio bene, ma posa il mattone. Non te ne vergogni. No, ma posa il mattone. Nemmeno di dirlo. Ti voglio bene. Ti sposo, te l'ho scritto, ma posa il mattone! Oh, ma che hai fatto? Ti sei ferito. Ma come, mi sono ferito?